Buongiorno amici, siamo i supereroi ADA, vale a dire ambienti di apprendimento, e vi vogliamo mostrare cosa stiamo vivendo quest'anno nella nostra scuola. Una vera rivoluzione! Siamo capovolti! Ricordate la vecchia scuola in cui entravi in aula alle 8 e uscivi alle 14 con le ragnatele? Finita! Sì, avete capito bene. Ogni docente ha il proprio laboratorio, che potrà personalizzare a seconda della disciplina. Con calma, certo. Non sono supereroi come noi. Ogni disciplina è caratterizzata da un colore e ogni laboratorio da un personaggio noto, come nella disciplina. Volete un esempio? E così, tra queste immensità, s'annega il pensiero mio. Il naufragarmi è dolce un po'. In genere ogni 2 ore avviene il cambio. Un serpentone di alunni si muove verso il nuovo laboratorio, una nuova meta. Attenti però, non fatevi trarre inganno. Sembriamo ingombranti, ma a breve non lo saremo più. Sì, ognuno di noi avrà il suo armadietto che potrà personalizzare, senza esagerare, in cui riporre zaino, giacca e libri, che poi si cambieranno a metà mattinata. Sì. Inglesi, americani, ma chi sono? Arrivano gli italiani, meglio ancora i baresi. Sapete che siamo una delle poche scuole secondarie di primo grado a sperimentare gli ambienti di apprendimento? So cosa state pensando, sono un supereroe. No, non è un cambio strutturale, ma sostanziale. Ehi! Ma voi siete capaci di usare questi terminoni? Siamo protagonisti del nostro percorso di formazione, autonomi, responsabili, collaborativi, propositivi. Volete un esempio? Ehi tu, a guardarti bene potresti diventare un supereroe. Hai il fisico. Volevo dire, sei qui da pochi mesi. Cosa realmente ti piace di questa organizzazione scolastica? Beh, è tutto più dinamico, non ho mai il tempo di annoiarmi. Sembra quasi di costruire il nostro percorso con i professori. E tu, la Pozzella! Che dici? Beh, qui pian piano impariamo ad autogestirci. Anche la disposizione dei banchi fa la differenza. E poi abbiamo imparato a prenderci cura degli ambienti di apprendimento. Niente male, vero? E invece tu, cosa dici? Ti piace questa scuola? Sì, mi piace questa scuola perché ho trovato tanti amici e allegra. Ciao! Ma è un modo per avvicinarsi più tranquillo, no? Tra qualche mese andrai via, ma raccontaci il passaggio da una scuola tradizionale a una innovativa. Beh, sicuramente questa scuola innovativa è più allegra, più coinvolgente, più colorata. E anche i professori sembrano ringiovaniti. E ora? Il super mega dirigente galattico! Salve dirigente! Noi sappiamo già tutto sugli ambienti di apprendimento, siamo supereroi, ma prima dobbiamo fare una domanda alla nostra super mega dirigente galattica! Quale traguardo intende raggiungere con gli ambienti di apprendimento? Perché ha investito così tanto in questo progetto con i genitori e con gli alunni? Ragazzi, sicuramente gli ambienti di apprendimento vi daranno la possibilità di essere più responsabili. Per avere un apprendimento significativo avete bisogno di essere motivati e gli ambienti di apprendimento motivano i ragazzi. È così o no? Sì. Appunto. Sì, ho dovuto mosse composte! Cari amici, che dirvi? Ecco la nostra splendida scuola! Vi aspettiamo! E ad aver tutti! Alla prossima!